Buongiorno a tutti, benvenuti nella giornata del Mobility Day, giornata dedicata alla mobilità, promuovere la mobilità, i progetti di mobilità e come definite voi l'Erasmus. Qui con noi abbiamo i ragazzi di SN L'Aquila o Aquilasmus, Diletta, Rossella, Vincenzo, Francesca e Lorenzo. Sono qua, sono ragazzi che fanno i volontari di questa associazione che uno tra i tanti obiettivi ha quello di promuovere appunto i progetti di mobilità dell'università di tutta Italia, Europa, insomma. E oltre ai ragazzi ci sono anche, è anche presente una delegazione da parte dell'ufficio dell'ufficio delle relazioni internazionali, seduti qua davanti, che saranno disposti dopo la presentazione a rispondere ai vostri dubbi. Ok, possiamo già iniziare, insomma, lascio la parola a Lorenzo. Prego, caro. Salve, fondamentalmente qui appunto parliamo di cos'è l'Erasmus, l'European Action Scheme for the Mobility of University Student. È appunto il programma di istruzione, formazione, gioventù e sport per gli studenti dell'Università di L'Aquila. Programma Erasmus è un programma di mobilità studentesca dell'Unione Europea nato nel 1987 e prende ispirazione appunto da Erasmo da Rotterdam, il teologo del XV secolo che viaggiò. Scusami, Sì? si è spento il coso. Ok, perfetto, vai, vai. Ok, vado avanti allora. Invece la figura femminile che ha creato l'Erasmus è appunto Sofia Corradi, che al rientro dagli Stati Uniti non vide riconosciuto il proprio master conseguito alla Columbia e quindi l'allora ministro dell'istruzione nel 1969 elaborò appunto un disegno sulla base di questo progetto della signora Corradi e nasce a Bruxelles il 14 maggio del 1987 il programma Erasmus. Piccola curiosità a riguardo, l'Università degli Studi dell'Aquila è stata la prima università in Italia almeno ad aver partecipato al progetto Erasmus, quindi siamo tipo pionieri di questo, pionieri di questo programma. Prego, Francesca. Buongiorno a tutti. Allora, dopo l'introduzione di Lorenzo, passiamo a parlare più nel concreto del programma Erasmus+ del 2024-2025. Allora, come probabilmente saprete se siete qui, il programma Erasmus+ viene finanziato dall'Unione Europea e offre agli studenti l'opportunità di trascorrere un periodo di mobilità all'estero, una mobilità che può riguardare lo studio, quindi gli esami, oppure anche un periodo di tirocinio o di tesi. Quali sono i termini di questo periodo di mobilità? Voi potete trascorrere in un'altra università, un periodo che va da un minimo di 2 mesi a un massimo di 12 mesi per i corsi di laurea 3 più 2, diciamo, quindi triennale più magistrale, oppure di 24 mesi per quanto riguarda i percorsi di laurea magistrale a ciclo unico, per esempio medicina, farmacia, eccetera. Questa opportunità può riguardare diversi cicli di studio, quindi il primo, il secondo e il terzo. Si può fare la mobilità, diciamo, in uno qualsiasi di questi periodi. E scusatemi un attimo. Sostanzialmente, quali sono i requisiti? Dovete svolgere la mobilità in un paese diverso, sia dal paese in cui studiate, sia del paese in cui avete la residenza. Voi probabilmente siete quasi tutti studenti residenti in Italia che studiano in un'università italiana, però lo dico perché magari può servire. Qual è la cosa importante? Fare questo percorso vi permette di vedervi riconosciuti gli esami, il tirocinio e il percorso di tesi che fate all'estero senza dover pagare le tasse nell'università che vi ospita, ma soltanto nell'università dalla quale provenite. Allora, per quanto riguarda i contributi, noi abbiamo diversi contributi a seconda del costo della vita del paese di destinazione. Quindi, a seconda di dove andrete, vi potrete trovare un contributo per il vostro periodo di studi di diverso importo. Come potete osservare dalle slide, non si tratta, nella maggior parte dei casi, di un contributo che vi permetterà di coprire interamente le spese del vostro periodo di mobilità. Ma alla borsa di studio Erasmus voi potete aggiungere altri eventuali contributi che potete richiedere se avete dei requisiti particolari oppure se
se semplicemente fate domanda per delle borse di studio, per esempio a Lazzo, oppure, per fare un esempio di un contributo offerto proprio dalla nostra associazione, si può partecipare all'ITECE, che è sostanzialmente una competizione in cui voi dovete scrivere un tema su una traccia fornita e avrete un contributo di un contributo, diciamo, accessorio per appunto il vostro percorso di mobilità, se riuscite a vincere. Poi, parlando ancora di cose pratiche, l'assicurazione sanitaria, perché è sicuramente un problema che in un periodo di mobilità, magari lungo, magari 6 mesi, un anno, vi dovrete porre. Diciamo che a meno che non scegliate un paese diverso dall'Unione Europea, da un paese appunto membro dell'Unione Europea, quindi se restate in ambito dell'Unione Europea, nella maggior parte dei casi vi basterà la tessera europea di assistenza malattia, che è una tessera che potete farvi rilasciare dal Ministero della Salute. Potete con questa tessera accedere alle stesse cure necessarie e urgenti previste per i cittadini di quel del paese che vi ospita, anche se in alcuni casi può essere necessario sottoscrivere un'assicurazione privata. Quindi a seconda del paese in cui vi state recando, cercate di informarvi e di appunto reperire queste informazioni. Per quanto riguarda invece la sicurezza, ovviamente questa è una cosa che cioè spetta a voi assicurarvi di recarvi in un paese in cui la vostra sicurezza personale possa essere garantita. Questa è una scelta che esula dalle responsabilità dell'università e quindi consigliamo a voi, nel momento in cui scegliete una destinazione, di consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per aggiornarvi sulla situazione dei paesi che scegliete, quindi anche per prendervi cura appunto della vostra sicurezza e per rendere il vostro periodo più sereno possibile. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Vincenzo. Ok, buongiorno a tutti. Allora, andremo a valutare, a vedere quelli che sono i requisiti di partecipazione del progetto Erasmus. Allora, innanzitutto bisogna essere iscritti a quello che è l'anno accademico 23-24. Non bisogna usufruire contemporaneamente di altri contributi finanziati dall'Unione Europea per lo stesso periodo di studio e per la stessa tipologia di attività, e bisogna avere anche un adeguato livello di conoscenza della lingua del paese di destinazione o dell'inglese, e anche dell'inglese, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti appunto dagli atenei selezionati nella domanda. Lo studente quindi dovrà poi soddisfare quelli che sono appunto i requisiti linguistici che sono richiesti dalla sede assegnata appunto nel momento della presentazione della domanda, e quindi questi requisiti poi sono, come ben vedete, allegati nel 2 del bando, che vedete, trovate su univac.it. Comunque bisogna che siano sempre controllati comunque sui siti dei vari atenei in cui poi eventualmente andrete. Comunque in generale il requisito richiesto è quello del B1, del livello B1. Comunque la conoscenza della lingua straniera va sempre comprovata poi con un attestato al momento della presentazione della domanda. In caso di mancanza appunto di attestato o di esame di idoneità superato, lo studente dovrà poi sottoporsi a dei test appunto organizzati dai centri linguistici d'Ateneo qui in Univac. E se invece lo studente è iscritto comunque a un corso di studio erogato in lingua inglese, e che l'unica comunque lingua richiesta è l'inglese, non c'è bisogno di un attestato. Appunto, una volta verificati quelli che sono i requisiti linguistici degli atenei dei vostro interesse, appunto, gli studenti devono allegare quella che è la propria, cioè alla propria domanda, la certificazione o comunque un attestato che vada a provare quello che è il vostro livello di conoscenza della lingua. Comunque possono essere considerati attestati validi gli esami di lingua universitari appunto presenti nel proprio corso di studi,
e che sono appunto superati e che devono risultare nell'autocertificazione con appunto esami allegati alla domanda. Gli esami di idoneità linguistica che sono sostenuti appunto presso il CLA, il Centro Linguistico di Ateneo, che devono come sempre risultare dall'autodichiarazione, e poi le certificazioni estere degli enti certificatori che sono appunto elencati sulla piattaforma Enti Certificatori Lingue Straniere, che è gestita appunto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. In caso poi di mancanza di attestati, lo studente prima appunto della scadenza del bando dovrà sottoporsi a dei test di piazzamento che sono organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo. Qui appunto vediamo quelli che sono le date, se volete fare foto comunque per averlo pronto in caso. In caso lo trovi anche sul sito. Oh, si trovano anche, sì, sul, sito, anche esatto. Sul sito tranquillamente, quindi se volete fare una foto adesso per approfittarne, ok, altrimenti vi trovate anche sul sito, nessun problema. Allora, tutti quegli studenti che comunque sono stati selezionati, che poi nel test di piazzamento poi non avranno raggiunto quello che è il livello richiesto dalla sede estera, dovranno poi partecipare obbligatoriamente a quelli che sono dei corsi intensivi di lingua, sempre organizzati appunto dal Centro Linguistico di Ateneo. Solitamente le date verranno pubblicate dopo la pubblicazione delle graduatorie, quindi in questo caso intorno in primavera ad aprile, però l'Ateneo comunque non può garantire appunto l'attivazione di quelli che sono tutti i corsi per le lingue e i suoi vari livelli. Eventualmente, se avete bisogno di informazioni, potete contattare il Centro Linguistico di Ateneo a centro.linguistico@strutture.univac.it. E la Commissione europea comunque mette... Scusate, problemi tecnici. Indietro. Ok, la Commissione europea comunque mette a disposizione sulla piattaforma Academy, quindi academy.europa.eu, quello che viene cosiddetto OLS, Online Linguistic Support, che appunto offre la possibilità di sostenere un test online appunto di livello della conoscenza della lingua, che non è comunque obbligatorio, ma è comunque consigliato e raccomandato. E l'URI, comunque l'Ufficio delle Relazioni Internazionali, poi comunicherà ai vincitori del bando le modalità di accesso a quello che è il test OLS. Comunque gli studenti prima della partenza dovranno poi rinnovare l'iscrizione, quindi all'anno accademico successivo 24-25, e quelli che appunto parteciperanno al programma di mobilità non potranno conseguire il titolo finale finché poi non sarà terminato il periodo di studi all'estero. Gli iscritti ad un corso di laurea triennale che poi presenteranno domanda per passare all'estero parte del loro primo anno anche di corso di laurea magistrale, devono comunque laurearsi prima della data di partenza, e così comunque il periodo di studio può essere usufruito dopo che è avvenuta l'iscrizione comunque alla laurea magistrale. Se no, in caso contrario, appunto, se necessario, gli studenti poi potranno spostare quello che è il periodo di partenza al semestre successivo, al secondo semestre. La mobilità può essere effettuata in un periodo che va dal 1 settembre 2024 al 30 settembre 2025, sempre comunque nel rispetto di quelle che sono le mensilità indicate appunto nell'accordo interistituzionale. Il periodo minimo, come è stato anche detto prima, è di 2 mesi, quindi 60 giorni, mentre il periodo massimo è di 12 mesi per ogni ciclo di studi e 24 per quelle che sono le lauree magistrali a ciclo unico. Eventualmente poi il periodo all'estero può essere anche prolungato, eventualmente per soli motivi didattici,
e comunque con richiesta motivata che va approvata appunto da entrambi gli atenei di riferimento. Ora andremo a vedere cos'è EULIST. Cos'è EULIST? EULIST è un consorzio universitario, European Universities Linking Society and Technology, che si concentra principalmente su quelle che sono le discipline STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, e quindi la loro anche interconnessione con le scienze sociali e umane. Appunto, tra le destinazioni disponibili da quello che è il bando Erasmus ci sono appunto i partner EULIST, che la sua sede appunto verrà poi assegnata solo nel caso in cui nell'ambito dello stesso dipartimento non ci sia un accordo interistituzionale per la stessa destinazione e per lo stesso poi settore codice ISCED. In quel caso il candidato, qualora abbia diritto di farlo, sarà assegnato appunto il posto relativo all'accordo di dipartimento. Adesso passerò la parola a Rossella che vi spiegherà. Buongiorno a tutti. Allora, parliamo della modalità di partecipazione. Potete presentare un'unica sola domanda di partecipazione nel quale metterete un massimo di 5 destinazioni in ordine di preferenza. Ciò non significa che dovete per forza metterne 5, potete metterne 1 o 2, quante ne volete, insomma, nel massimo di 5. Le sedi nel quale potete scegliere sono scritti nell'allegato 1A, in particolare ci sono gli accordi di Univac, mentre 1B sono gli accordi EULIST di cui vi ha appena parlato Vincenzo. Questi sono indicati in base a ogni destinazione da scegliere in base al vostro ambito di studio e in base al vostro livello, e ciò significa che il livello si intende ovviamente se siete in una bachelor, master o dottorato. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata, ciò significa che potete iniziarla precedentemente al 4 marzo e entro il 4 marzo 2024, in particolare entro le ore 13, dovrà essere conclusa. Una cosa molto importante da dire in questo proposito è che presentare la domanda e inserire delle determinate sedi deve essere fatto solo se avete controllato i siti delle università in cui state mettendo la preferenza, cioè non mettete mai una sede nel quale non sapete se avete gli stessi esami, perché questo è fondamentale poi al ritorno. Non potete mai presentare degli esami che non sono nel vostro piano di studi, quindi prima di decidere e mettere le vostre preferenze andate sul sito dell'università in cui vorreste andare idealmente e vedete il piano di studi, i crediti, la valutazione, tutto ciò che concerne il vostro piano di studi, insomma i vostri esami da conseguire, se no non verranno approvati una volta rientrati, e questo ovviamente nessuno lo vuole, no? La candidatura va presentata esclusivamente utilizzando la procedura disponibile sul sito di Pineca, ovviamente lo trovate sul sito di univac.it. La documentazione da allegare alla domanda, ci sono vari documenti, in particolare abbiamo ovviamente la copia del documento d'identità in corso di validità, oppure il passaporto, ovviamente chi lo possiede, il modello di ISEE 2024, oppure la richiesta al CAF del modello ISEE, oppure potete tranquillamente sbarrare, in caso non lo abbiate o non lo volete richiedere, la rinuncia alla presentazione dell'ISEE. Questo semplicemente perché potreste avere delle agevolazioni sulla borsa di studio, magari ci sono delle borse di studio in base all'ISEE e potreste agevolarne, insomma. E invece abbiamo anche altri documenti da inserire che sono scaricabili dalla vostra segreteria virtuale, in particolare nella sezione allegati avrete l'autodichiarazione di iscrizione con gli esami, inoltre l'autodichiarazione di laurea con esami in caso state facendo un Erasmus durante la vostra magistrale e quindi vi siate già laureati in triennale, oppure l'autocertificazione per i dottorandi e gli specializzanti, e poi ovviamente l'attestato di lingua di cui vi ha appena parlato Vincenzo.
eventuali altri titoli a discrezione dello studente. Una cosa importante è che l'area sanitaria richiede più autocertificazioni, in particolare ha bisogno della copia del piano di studi in cui lo studente è incardinato e la copia del prospetto del sistema di S3 che attesta il numero totale di crediti acquisiti con gli esami. L'application, cosa fare una volta selezionati? Allora, una volta presentata domanda, aspetterete circa una settimana, due settimane, il tempo necessario per stilare, anche un mese, insomma il tempo necessario per stilare la graduatoria, nel momento in cui appunto uscirà la graduatoria vedrete il vostro nome, a fianco al vostro nome vedrete la sede dove siete stati destinati, insomma, dove siete stati così. A questo punto sarete beneficiari di borsa di studio Erasmus+. Cosa significa? Significa che d'ora in poi, diciamo, tutte le responsabilità di quello che quella che è la burocrazia che c'è dietro la procedura Erasmus è nelle vostre mani. Ciò significa che dovete stare attenti a tutte le deadline, in particolare per tutti i documenti da consegnare. Quindi, insomma, una volta accertato di essere stati presi, ovviamente dovete vedere in quale sede siete stati presi, perché appunto dicevo che le possibilità sono 5, quindi andate a vedere in primo luogo il sito dell'università dove siete stati assegnati e vedete l'application form e l'accommodation form, perché voi nel momento in cui dovete appunto andare in questa università dovrete comunque fare un modulo di iscrizione nell'università estera, ma come studente Erasmus. Quindi è importante rispettare anche le deadline date dall'università ospitata. E eventualmente anche l'accommodation form, però spesso le università estere forniscono agli studenti dei PDF in cui ti elencano le soluzioni per l'alloggio, appunto. L'accettazione della borsa. A questo punto l'URI, appunto, qui abbiamo alcuni dei loro delegati, vi invierà un'email in cui chiederà di firmare la dichiarazione di accettazione della borsa, perché appunto dovrà essere accettata. Al contrario, potete rifiutarla, potete rinunciare alla borsa di studio, ma ricordatevi che nel momento in cui andate a rinunciare alla borsa, voi non potete partecipare, o perlomeno non potrete rifare domanda Erasmus per il corso di studi nel quale vi trovate. Quindi se siete in triennale, insomma, una volta rinunciato non potete più farlo, non potete più presentare domanda. Infine, prima della partenza è obbligatorio firmare il contratto di mobilità, secondo appunto tutte le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio internazionale, che appunto vi scriverà, loro scriveranno delle mail, e questo. Passo la parola a Diletta. Allora, sicuramente la domanda che vi viene in mente è: quali esami posso fare? Quali esami mi verranno convalidati? E qui parliamo del Learning Agreement. Quindi, che cos'è il Learning Agreement? È il piano di studio che praticamente voi andrete a compiere in Erasmus, e quindi sono gli esami che svolgerete e che quindi vi verranno convalidati poi al vostro ritorno in Italia. È obbligatorio compilarlo ovviamente prima della partenza, ma non vi preoccupate, perché se ci dovessero essere degli errori, dei cambiamenti, potete comunque modificarlo durante i vostri mesi all'estero, quindi no worries. Ovviamente se ci sono dubbi su quali esami potete fare e quali esami vi verranno convalidati, questo dovete vederlo voi con il vostro piano di studi e il piano di studi dell'università a cui venite assegnati, controllando i codici e controllando i CFU e quindi farli combaciare più o meno. In ogni caso potete chiedere aiuto sia al vostro professore referente, che ogni facoltà ne ha uno, sia a altri studenti che sono partiti, ma anche a noi dell'associazione DSN.
e-learning agreement dovrà essere firmato prima della partenza e basta questo. Poi se ci dovessero essere domande alla fine della presentazione possiamo chiarirne. Quando terminerete i vostri mesi in Erasmus, al vostro rientro ci sono due documenti fondamentali: la lettera di confermazione, che praticamente la vostra università ospitante diciamo confermerà la vostra presenza i mesi che voi siete stati in quell'università, e questa lettera poi voi la inoltrerete all'URI. L'altro documento fondamentale è il TOR, ovvero il Transcript of Records, dove la vostra università ospitante compilerà quindi tutti gli esami che avete superato o che non avete superato con la votazione, e questo documento sarà inviato dalla università ospitante direttamente all'URI senza passare per voi. L'URI poi farà i controlli, la segreteria studenti, e poi il vostro referente Erasmus metterà il voto a cui dovrete accettare o non accettare. Comunque tutte queste informazioni può non accettare. Ah, ok. Ah, ok. Ok, perfetto. Non è possibile rifiutare, quindi quello all'estero, in Spagna. Ok, ho finito. Ok, passiamo alla parte. Come avete già visto, insomma, come l'ho presentato fin dall'inizio, i ragazzi di SN L'Aquila, in questo senso, tra i tanti compiti, hanno quello di promuovere la mobilità. Ovviamente in questo ambito abbiamo effettivamente un paio di progetti che sono legati proprio a voi studenti che volete partire per l'estero. Il primo è Ask Erasmus, il secondo è il tuo Erasmus con SN o ITE, cioè, sì, l'acronimo è voluto. Ask Erasmus. Ask Erasmus è una piattaforma nel quale uno studente outgoing viene messo in contatto con chi è stato nella sede selezionata per un periodo abbastanza lungo, in modo che possa orientarlo, perché parliamoci chiaramente, se una persona parte per un Erasmus in un'altra città, le prime settimane possono essere effettivamente traumatiche. E quindi parlando con questa persona, effettivamente sai già dove conviene, in quale zona conviene trovare casa, ad esempio, oppure in generale dove andarsi a divertire il sabato sera, non lo so, a varie cose, oppure come si trovano con i professori, quale professore, cioè nel senso quale esame conviene dare, eccetera, eccetera. Perciò è un sistema molto utile. Si basa su, cioè, devi registrarti sull'app di SN Papaya e naturalmente verrai abbinato a una persona che comunque è stata nel tuo stesso ateneo per un periodo di tempo. Poi passiamo al secondo progetto, il tuo Erasmus con SN. Ok, il tuo Erasmus con SN è... Se posso farvi un esempio tranquillo, è più o meno la prima prova dell'esame di maturità, ovvero che praticamente arrivi là, hai 3-4 ore per scrivere un tema, in cui il tema è spesso l'Europa, è una traccia, devi scrivere un tema su quella traccia. Questo tema poi verrà valutato da tre livelli di commissione, e se passa pure il terzo riceverete, come citato prima da Francesca, un contributo di circa 1000 euro, che comunque in Erasmus è abbastanza comodo. Inoltre, SN Survey è un progetto di ricerca sponsorizzato da SN che consiste in un questionario ai fini statistici, ai termini di periodo di mobilità, per, come si dice, documentare la tua esperienza Erasmus, come è andata, come, cioè nel senso, valutazione dell'università, della comunicazione e queste cose qua. Quindi principalmente il questionario ogni anno ha un tema diverso, intercambiando argomenti centrali quando si pensa a un progetto di continuità, ad esempio l'innegabile impatto che il periodo di mobilità ha avuto sulla tua vita, o sulla tua vita sia professionale che personale. Solitamente è diviso in 6 parti e la durata media di queste cose è 20 minuti, in realtà ce ne metti anche 15-20 minuti, è proprio se leggi molto lento e tutto il resto. Il fine ultimo del questionario è quello di promuovere impressioni e idee legate al progetto Erasmus Plus direttamente in Europa. In poche parole, con questo questionario
E le tue risposte vengono mandate proprio all'Unione Europea che ogni, cioè, che ogni questionario valuterà il l'avanzamento del progetto Erasmus, quindi è anche molto utile in questo senso. Ovviamente SN non si occupa solo di delle borse di studio eccetera eccetera, siamo un network abbastanza grande effettivamente, saranno tipo 20.000 persone in 40 paesi, quindi c'è una ottima probabilità che dove andate c'è comunque una sede di SN, cioè c'è comunque una parte di SN lì effettivamente che può aiutarvi sia per la documentazione che per l'università che soprattutto magari esplorare la città insieme, cioè nel senso una delle nostre mission è proprio quella lì di far integrare Erasmus nel luogo in cui esso si trova, in questo caso siete voi, quindi quando compilerete la domanda e vi daranno la sede, controllate sempre se c'è una sede B SN lì e molto probabilmente vi aiuterà. Nel locale ovviamente prima di partire ci siamo noi, in questo senso, in cui possiamo rispondere anche noi insieme a quelli dell'Ufficio Relazioni Internazionali alle vostre domande, e quindi non esitate a contattarci e anzi anche venirci a trovare se volete, perché siamo un gruppo divertente. Quindi questi sono i nostri social, perciò se avete domande oppure se volete vivere Erasmus prima ancora di andare in Erasmus, quindi vivere già un ambiente internazionale, non esitate a contattarci, sarebbe un piacere per noi rispondere ai vostri quesiti. Ok, adesso che la presentazione è finita possiamo effettivamente numero uno invitare le due ragazze che hanno partecipato al progetto Erasmus, se vogliono, quindi di raccontare qualcosina del lavoro dell'esperienza più o meno, e poi possiamo passare al microfono alla delegazione dell'Ufficio di Relazioni Internazionali che farà una piccola introduzione e poi rispondere alle vostre domande. Prego. Ok, allora io sono Diletta, sono della facoltà di medicina, sono stata l'anno scorso in Spagna, un anno, e non so, vado a ruota. Ok, allora, bene, io ho dovuto raggiungere prima della partenza il certificato B2 di spagnolo, non è stato facile, però ci siamo riusciti con un po' di pazienza, in ogni caso comunque avete tempo fino appunto almeno l'anno scorso, fino al giorno prima della partenza, potevate certificarlo come preferivate. Io ho svolto i corsi del CLA, quindi ho partecipato alle lezioni che erano state organizzate per noi durante i mesi di maggio e giugno, mi pare. E io, da quando sono ritornata in Italia consiglio a tutti di partire. Immagino le vostre paure, le vostre ansie, perché l'anno scorso, 2 anni fa, c'ero io dall'altra parte, però è un'esperienza che davvero vi cambia la vita. Ritornate dal vostro Erasmus che vedete l'università in una maniera completamente diversa. Personalmente io sento di essere non più solamente una studentessa di medicina italiana, ma essere una studentessa di medicina anche per metà spagnola, mi sento in grado di poter essere una studentessa di medicina e quindi magari un futuro medico europeo. E non so se vuoi parlare anche tu della tua esperienza. Allora, vabbè, io sono Rosella e sono stata il primo semestre dello scorso anno, sono stata in Norvegia. Paese molto complicato, una scelta che però ho amato alla follia, perché ho amato tutto della Norvegia, ma in particolare proprio tutto il sistema universitario, civile, sociale, tutto. Quindi vi auguro di scegliere un paese scandinavo, di amarlo, un paese del nord, e di non scegliere le solite Spagna e Francia. E dai, così fai cattiva pubblicità. No, poveri francesi e spagnoli, dai. No.
Fate quello che volete, ovviamente, scegliete ciò che dove vi porta il cuore, insomma. E niente, in realtà io dal punto di vista linguistico mi era stato detto che o avevo un B2 di inglese oppure una A2 di norvegese. Ovviamente ho scelto il B2 di inglese e quindi ho svolto i miei esami in inglese. Non so, cioè io vi consiglio di partire semplicemente perché tornate e guardate il mondo con occhi diversi. Mi sento cittadina del mondo, non so come dirlo, però è una bella esperienza, è una bellissima esperienza. E niente, poi tornate e venite da noi perché vi manca. E niente, questo. Grazie. Allora, parlerei della mia esperienza come Erasmus all'Aquila, essendo friulano, ma non lo farò in questo senso. Vabbè, andava bene anche l'ultima slide, ok. Parlerei appunto della mia esperienza come Erasmus all'Aquila, ma non è valido come Erasmus, perciò inviterei sul palco adesso, sul podio in questo momento, i dipendenti delle relazioni uffici internazionali dell'Università dell'Aquila per presentarsi e rispondere ad alcuni vostri quesiti. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Roberto e insieme alla mia collega Laura. Buongiorno. E ci occupiamo degli studenti outgoing presso l'Ufficio Relazioni Internazionali, noi siamo a Palazzo Camponeschi. E chiaramente ringraziamo l'Aquilasmus per questa bellissima presentazione e noi siamo qui per rispondere alle vostre domande di carattere più tecnico, diciamo, ma chiaramente grazie anche alle ragazze che ci hanno raccontato la loro esperienza, è importantissimo anche per capire cosa significa fare l'Erasmus al di fuori della parte burocratica di cui ci occupiamo noi, che chiaramente è la parte più noiosa, ma è fondamentale, e quindi se verrete selezionati avrete a che fare con noi e ci sono una serie di cose amministrative da fare, in realtà neanche troppo complesse, però appunto quello che poi resta fondamentale è l'esperienza in sé, quindi noi vi invitiamo chiaramente a presentare domanda e a partire numerosi, anche perché diciamo che è un'occasione unica, e quindi insomma prendete coraggio e fatelo. Uscendo anche un pochino dalla vostra comfort zone. Detto questo, se avete delle domande rispetto a quanto è stato detto da un punto di vista proprio tecnico sulla presentazione della domanda, la scelta delle sedi, le lingue, noi siamo qui per rispondervi, quindi fatevi avanti. Ovviamente, essendo in diretta, dobbiamo essere specifici, dovete alzare la domanda e noi portiamo il microfono. Alzare la domanda, magari alzare la mano. Alzare la mano e noi vi porteremo il microfono, perché altrimenti dalla diretta non si sentirebbe niente, ok? Grazie. Se non volete parlare al microfono, la ripeto io la domanda. L'importante è che ce le fate, insomma. Sicuramente le avete. Vai, cominciamo col ragazzo in fondo. Ah, c'è il ragazzo. Ah, no, vai tu. Vai tu. Sei arrivato primo, quindi tranquillo. L'hai fatta prima ancora che potessero essere aperte. Insomma, sì. Volevo chiedere una domanda, ma per quanto riguarda l'esame di inglese. Cioè, io ad esempio faccio medicina e ho superato inglese scientifico. Che sì. Sta nel mio piano di studi. Sì. Quello ai fini della domanda è valido o devo fare comunque la prova? Allora, quell'esame d'inglese che immagino tu abbia già fatto, superato, sì. E quindi ce l'hai anche nel certificato di iscrizione con esami che scarichi la scheda virtuale, quello è sufficiente per presentare domanda. Okay. Non sappiamo noi se sarà sufficiente per la sede partner. Certo, quindi, solo per la domanda. Ai fini della domanda è okay. Sufficiente, perché chiaramente ha anche un livello quel determinato esame, quindi attesta la tua conoscenza okay. Dell'inglese. Però per la questione linguistica è sempre importante, quando scegliete una sede, di controllare con la sede quali sono i requisiti richiesti, che potrebbero anche essere leggermente diversi da quelli che trovate in allegato al bando, perché purtroppo l'allegato è aggiornato, ma i requisiti linguistici cambiano molto più velocemente rispetto all'aggiornamento dell'allegato. Quindi qualunque sede voi scegliate, prima di presentare domanda, controllate. Okay. E soprattutto controllate se quella sede richiede un determinato certificato di lingua, perché se lo richiede prima o poi ve lo chiederà, certo. Vi chiederà di produrlo. Okay. Per quanto riguarda i fini della presentazione della domanda, a noi interessa che sia attestato comunque la vostra conoscenza dell'inglese e quindi chiaramente l'esame lo attesta. Quindi okay. Puoi presentare domanda, però controlla la sede poi cosa richiederà. Grazie. Prego. Poi c'era il ragazzo lì in fondo con laptop.
Buongiorno. Ciao. Allora, volevo chiedere, qui tra l'allegato dei requisiti dei gemellaggi, sì, c'è per esempio una sede dove indica sia lo spagnolo che l'inglese. Sì. Con due livelli, B1 e B1 in questo caso. Che sì, vuol dire? Che io devo sapere entrambi o posso scegliere? No, che devi sapere entrambi. Ok. E però ti ripeto, l'allegato dei requisiti linguistici, che è l'allegato 2, deve essere ricontrollato da voi. Questo è proprio specificato nel bando, quindi quella è un'indicazione. Però prima di presentare domanda, vai sul sito della sede che ti interessa o anche scrivi al loro ufficio delle relazioni internazionali per richiedere se quel dato è aggiornato e soprattutto se quell'inglese B1, spagnolo B1 deve essere certificato in qualche modo. Perché se deve essere certificato, poi a loro più avanti dovrai produrre il certificato. Più avanti, dopo la presentazione della più domanda. Avanti non ti so dire quando, perché queste le scadenze le scelgono gli atenei stranieri. Ma in generale dopo la presentazione della domanda? Assolutamente o sì, di solito i requisiti linguistici che richiedono i partner ve li richiedono o al momento della presentazione dell'application, cioè dopo che sarete stati selezionati, okay, verso fine aprile, inizio maggio, dovrete presentare quei determinati certificati, o in alcuni casi anche prima della partenza, come diceva la ragazza di Letta che ha parlato prima. Nel suo caso, la sua sede chiedeva il B2 di spagnolo, ma si poteva inviare la certificazione fino a un giorno prima della partenza. Tutto questo noi dell'Ufficio Relazioni Internazionali non lo sappiamo, perché quelli che tu chiami gemellaggi sono più di 400. Certo, certo. E di conseguenza, e cambiano continuamente le cose, quindi il modo migliore è sempre ricontrollare direttamente sui siti degli atenei esteri per capire sia le scadenze, sia i certificati richiesti, sia i livelli linguistici. Però entro il 4 marzo non è necessario andare a fare una certificazione? Entro il 4 marzo per presentare domanda qualcosa relativo alle lingue lo devi presentare, quindi se tu scegli una sede che chiede, abbiamo detto inglese B1, spagnolo B1 per fare questo esempio, dovrai comunque produrre un qualche tipo di certificazione sia per l'inglese che per lo spagnolo. Se non hai nulla devi andare a fare i test di piazzamento, okay, che grazie, saranno organizzati a partire, mi sembra, da domani per le lingue principali, quindi inglese, spagnolo, francese e tedesco. Grazie. Quindi se non avete nulla, non avete fatto esami di lingua, non avete certificati, non avete proprio nulla, andate a fare test di piazzamento. Poi qualcun altro? Vai, la ragazza rialza la mano che Te devi trovare, insomma. Allora io volevo chiedere se mi interessa una sede che non è ancora sede partner dell'Università dell'Aquila, se è possibile fare una nuova o un nuovo accordo. No. Gli accordi internazionali ci vuole molto tempo per stipularli, non si fanno da un giorno all'altro. Inoltre i bandi cristallizzano gli accordi, cioè quella lista di accordi è parte del bando, quindi al momento si può presentare domanda per il 24-25 solo per gli accordi già stipulati vigenti. Se ti interessa per il futuro, chiaramente gli accordi, nuovi accordi si possono stipulare ma su iniziativa dei docenti, quindi dovresti trovare un docente interessato a stipulare quell'accordo per una collaborazione tra i due atenei, e se il docente è interessato ci fa sapere, prende l'iniziativa e si parte con l'iter per la stipula, ma che a questo punto, se avverrà, poi riguarderà il prossimo anno accademico, cioè 25-26. Il docente di qua, non il docente straniero? Il docente di qua, sì. Perché di solito gli accordi vengono stipulati su iniziativa dei docenti, o nostri, o quando ci arrivano richieste da docenti di altre università straniere, non dagli studenti. E questo bando è solo per anche fare lezioni e esami all'estero, invece solo tirocinio? Esiste anche un bando Erasmus solo per il tirocinio. Se volete fare solo il tirocinio, e quindi non aggiungendo esami, è possibile, ma dovete rispondere a un bando a parte. E purtroppo il bando per tirocinio è appena scaduto, mi sembra il 12. Ma ne usciranno altri, di solito esce 3 o 4 volte nel corso dell'anno, quindi avete l'opportunità di partecipare nei prossimi mesi, diciamo. Altri? La ragazza con gli occhiali in fondo? Si è connesso? Sì, si è connesso. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Allora, io in realtà avrei due domande, sì, però sono un po' in intrusa perché ho già partecipato al bando e devo partire ad aprile, quindi non so se
Posso okay, farlo hai partecipato al bando, dell'anno scorso. Dell'anno scorso e stai per fare partire il secondo semestre. Esatto, partirò bene, ad sì, aprile, dici. Però solo per il tirocinio. Sì, sì. Ah, per il tirocinio? Sì. Ah. E uno, volevo sapere se è previsto un rimborso per le spese del viaggio, perché ho visto che nel... Allora, guarda, ti dico subito, la persona che si occupa dei tirocini non è con noi. Ok. Perché questa è la giornata di presentazione del bando per studio, e quindi siamo venuti solo noi che ci occupiamo dello studio. Quindi, sinceramente, non so come risponderti. Saprei anche, ma non voglio darti risposte sbagliate. Quindi ti inviterei a scriverci. Va bene, grazie. Perché non vorrei dirti cose sbagliate, tra l'altro in diretta streaming, quindi scrivici, va bene. Puoi aprire un ticket sul portale di Ateneo scegliendo dal menu attendino ufficio relazioni internazionali e poi noi ti rispondiamo. Ok, posso fare anche l'altra domanda, certo, più generica in realtà? Sì, sì, se è più generica sì. E sto già compilando il documento dell'allegato D. L'allegato D qual è? Quello il con learning agreement. Il learning agreement, okay. Sì. E praticamente mi dice che ci sono tre box e devo scegliere quale compilare fra tirocinio curricolare, tirocinio volontario e... Sì, magari poi di avvicinarsi. Pure questo è... Allora, guarda, se rimani fino alla fine e vieni da noi, lo vediamo. Grazie mille. Va bene, facciamo grazie. Così. Perfetto. Vai. Torniamo all'Erasmus per studio, altre domande? Vai, sempre il ragazzo di prima. No, ho visto faccio... anche un'altra mano alzata. Ok, dopo lei. Volevo anche chiedere, sì. Ci sono alcune sedi che hanno 6 mesi, come io sì, parlo sì. per medicina, sì. come periodo di permanenza, ma comunque io posso prolungare solo di altri 6 mesi o anche fino a 2 anni? No, fino a 2 anni non lo puoi fare perché l'Erasmus deve coprire mesi. Lo stesso okay. anno accademico. Quindi massimo un anno posso fare? Puoi fare massimo 12 mesi, poi eventualmente okay. se in futuro vorrai ritornare nella stessa sede, dato che sei iscritto a una laurea a ciclo unico, puoi fare l'Erasmus per un totale di 24 mesi, quindi in realtà tu potresti ripresentare domanda il prossimo anno per la stessa okay. sede e se vieni nuovamente selezionato puoi fare ulteriori okay, 12 mesi. Però al momento se presenti domanda per il 24-25 va da sé che per il 24-25. Okay, quindi potrai fare minimo un semestre, massimo 12 mesi. Ovviamente se partecipi al bando per una sede che prevede 6 mesi inizialmente e amministrativamente noi consideriamo il tuo Erasmus solo per il primo semestre, per i 6 mesi. Poi quando sei in Erasmus hai la possibilità eventualmente di prolungarlo anche per il secondo semestre seguendo una procedura molto semplice che poi insomma se ci chiamerai quando sarai lì e ti okay. spiegheremo come funziona e sempre però avendo sentito in precedenza il docente di riferimento sia qui che lì che ti deve diciamo autorizzare perché poi dovrà chiaramente modificare e firmarti le modifiche al piano di studio, al learning agreement. Ok, grazie. Bene. Poi c'era su qualcuno, la ragazza in fondo. La ragazza in fondo, sì sì, laggiù. Vai, per praticità facciamo prima lui che è qua. Ok, che ha il microfono, ok. Vai. Allora, anche io studio medicina e volevo chiedere riguardo alla parte... che noi di medicina dobbiamo presentare su Bacheca Esiti sì, S3, sì. cioè come funziona? E come l'hanno letto i ragazzi? Sì, però... Riprendiamo la slide per i ragazzi dell'area sanitaria. Eccolo. Dove è scritto solo gli studenti dell'area sanitaria dovranno inoltre presentare. Cos'è che non ti è chiaro? È come ottenere la copia del prospetto del sistema S3. E dentro la segreteria virtuale c'è la bacheca Esiti e sì. Lo screenshot della bacheca Esiti. È vuoto, cioè... È vuoto o lo presenti vuoto? No, non è che è vuoto, è che a me appare vuoto, però... Parte degli esami che sì. sono stati verbalizzati? Sì, però a tutti compare vuoto quella parte... No, non compare a tutti vuoto. Perché tu quando dai l'esame accetti e poi scompare quella parte. E poi rifai l'esame, accetti e riscompare, capito? E lo alleghi vuoto. Ci sono degli studenti attestati. A cui non compare vuoto. Aspetta. Oppure non lo alleghi e quindi equivale a vuoto. Okay, cioè, okay. Mi sembra che non è in bacheca, non è nella tendina esiti, ma è attestati di... Quello dico io. Lì, penso sia lì. Adesso non mi va internet, stavo cercando, ma non... È lì, capito. Dovrebbe essere lì. Sì, comunque... Perché da quest'anno, mi pare da un po' di tempo, cioè verbalizzano i parziali
Però una volta che li verbalizzano compaiono i professori, a te non compaiono finché non chiudi tutto il blocco. Sì, vabbè, i parziali non... Non compaiono? Ok. Noi purtroppo su questo non sappiamo aiutarvi, però possiamo indagare qual è la situazione. Voi al momento allegatela vuota o non allegatela? Tanto se non la allegate, come allegarla vuota? Lo screenshot, sì. Oppure niente, se è vuota anche nulla, tanto equivale allo screenshot vuoto. Poi indagheremo poi col delegato eventualmente qual è la problematica. Sinceramente noi non abbiamo neanche accesso alla segreteria virtuale, per quello che ve lo chiediamo. Volevate chiedere qualcos'altro? Vai, la ragazza in fondo con gli occhiali. Buongiorno, allora io ho due domande in realtà. La prima è che io ho fatto un esame di inglese, proprio di certificazione, che ho però ancora sì. Non ho. Quindi, però ho un'autodichiarazione che dice che quell'esame io l'ho superato. Hai fatto un esame di inglese che ancora non hai? No, ho fatto un certificato. Proprio per ottenere la... Sì. Però non ho ancora, diciamo, il diploma. L'autodichiarazione significa che l'hai scritta tu, la dichiarazione? Ah, ok, va bene lo stesso. Puoi allegare la dichiarazione dell'ente e poi eventualmente, se servirà il certificato, se la sede estera avrà bisogno del certificato, te lo richiederà più avanti. In un secondo momento. Sì, sì. Quindi per ora puoi allegare la certificazione, quindi non l'auto, perché l'autocertificazione è quella che fai tu. Invece in questo caso è certificato proprio dall'ente presso il quale tu hai fatto l'esame, ho capito bene? Sì, sì, va bene quello allora. Equivale al certificato per noi. Ok, perfetto. Va bene. Poi un'altra domanda. Sul bando scritto che ho stampato, ho letto, siccome io già ho conseguito la triennale, ho l'autodichiarazione della mia università dove mi sono laureata, però appunto sul bando c'è scritto che chi si è laureato in un'altra università deve compilare un allegato 3. Sì, esatto, sì. Però qui appunto c'è scritto di allegare l'autodichiarazione con gli esami che io in realtà ho, perché ho scaricato dalla... Questo è un riassunto, fa riferimento al bando. Quindi tu devi allegare la autodichiarazione in cui tu attesti quali sono gli esami che hai svolto presso l'università dove ti sei laureato e i relativi voti. Fa riferimento al bando. Quindi, questo era un riassunto, mancava giusto quel punto. Ok, quindi praticamente scarico l'allegato numero 3, lo compilo e carico quello. E basta, lo firmi. Ok. Per noi è sufficiente. È sufficiente quello, semplicemente copi quello che c'è scritto sull'autocertificazione sulla certificazione dell'altro ateneo. Perfetto, grazie. Invece se ti fossi laureata presso Univac, a quel punto era un po' più semplice perché caricavi l'autocertificazione di laurea con esami, tutto qua. Però equivalente, ecco. E vai, sentiamo anche in fondo. Buongiorno, io mi chiedevo, dato che per il mio corso di laurea ho visto che sono disponibili poche opzioni, mi chiedevo ma posso provare a fare richiesta anche per le università disponibili per un corso di laurea simile con cui condivido degli esami? Per esempio io faccio filosofia, potrei provare a vedere il piano di studi delle università disponibili per lettere con cui ho degli esami in comune, quindi vedere se posso fare gli esami che comunque dovrei fare? No, perché rischi di non venire accettata. Ok. Cioè tu lo puoi anche fare, perché comunque da un punto di vista tecnico lo puoi fare, perché la piattaforma te lo permette, perché tanto è comunque DSU, quindi tu diciamo, quando voi scegliete le sedi dovete farlo in base al dipartimento di afferenza, quindi quando tu selezionerai DSU ti compariranno anche quelle di lettere, non solo quelle di filosofia, ma rischi che non ti accettano e quindi io non lo farei. Io sceglierei direttamente proprio le sedi dove c'è un accordo per filosofia, in maniera tale che così stai tranquilla e puoi essere abbastanza sicura che c'è compatibilità ovviamente fra il tuo piano di studi e il piano di studi della sede partner, che comunque ti consiglio in ogni caso di ricontrollare in quelle sedi di tuo interesse, va bene? Ok, grazie. Comunque sì, filosofia effettivamente ci sono pochi accordi, questo ti do ragione, i docenti ci stanno lavorando però ti sì, dico, sì, però sì.
purtroppo. No, va bene, era soltanto per sapere. Va comunque bene, c'è un accordo nuovo con Anversa, se ti interessa, sì, che magari potrebbe essere interessante, saresti la prima ad andarci, quindi vedi un po' se ti può essere, se può essere di tuo interesse. E avete qualche altra domanda? E il ragazzo qui... Allora, volevo chiedere, quando invece nell'elenco delle sedi partner, ad esempio il B1 di spagnolo, di inglese, sì, è raccomandato e non obbligatorio? Quando è raccomandato significa che è raccomandato, quindi, non è... quindi non ti chiederanno un certificato, okay, però non... conviene che insomma lo sai o ti avvicini molto a quel livello, perché sì, certo, se non ce l'hai rischi di non riuscire magari a seguire bene le lezioni e così, okay, via. Comunque anche in quel caso controlla prima sul sito dell'Ateneo, perché magari nel frattempo dall'ultimo mese è passato da raccomandato a obbligatorio, okay, e quindi controlla prima. Se sul sito ritrovi comunque raccomandato, tieni conto che appunto la sede non ti chiederà un certificato, ma che comunque insomma, ti conviene cercare di avvicinarti ovviamente il più possibile a quel livello prima di partire, va bene? Un'altra cosa, sì, se possibile, invece se io sono impossibilitato a fare come si chiamano, per il centro linguistico di Ateneo? I corsi? Sì, gli esami di piazzamento, no? Per vedere... quelli di febbraio, come posso fare? Non, no, non puoi fare, nel senso che comunque li devi partecipare. Se, non, okay, se tu non hai nessun attestato di lingua, non hai fatto nessun esame, non hai nessuna idoneità, noi una base perché la dobbiamo avere. Perché noi di psicologia è A2 nel livello di inglese in triennale, però io faccio la magistrale. Però la 2 in triennale ce l'hai già di inglese, sì, e la sede di tuo interesse richiede B1. Il B1 raccomandato, sì, è sufficiente questo, nel senso che comunque tu allegherai alla domanda l'autodichiarazione di laurea con esami e da lì, mm-hmm, risulterà il tuo A2 di inglese. Ok, quindi perché potrò fare solo quello, okay, di spagnolo. Per lo perché... spagnolo devi andare a fare il test di piazzamento. Sì, perché quello di inglese purtroppo il giorno un esame allo stesso orario. No, inglese non lo devi fare, te lo sto dicendo adesso. Vai a fare quello di spagnolo e basta, solo quello. E a quel punto, quando voi presentate domanda, semplicemente indicate tra le opzioni c'è mi presenterò a fare il test di piazzamento, scrivi spagnolo e poi il risultato tanto a noi ci arriva, quindi non ti preoccupare. Perfetto, vabbè. Grazie. Prego. Vai, il ragazzo sempre di prima col laptop. Scusate, sì, nel momento in cui ho due lingue da portare, come diceva sì, il ragazzo. Sì, come ragazzo, sì. Ok, vuol dire che nell'università sede ho delle lezioni in entrambe le lingue, gli esami posso deciderli se farli in una lingua o un'altra? Può voler dire qualunque cosa, la risposta la trovi nella sede partner. Mentre quando mi richiede magari solo l'inglese, vuol dire che lezioni e esami sono in inglese? Sì, solitamente quando è richiesto solo l'inglese puoi stare tranquillo che esiste comunque un'offerta formativa in inglese, però conviene comunque che vai a vedere, perché magari l'offerta formativa in inglese non corrisponde al tuo piano di studi in Italia. Ok. Capito? Cioè comunque un controllo su quello che offrono le sedi partner lo dovete fare, perché vabbè, se mettete le scelte a caso, ve lo dico per esperienza passata, non partirete. Mentre un'altra domanda, i mesi indicati sempre negli allegati al bando, sì, sono fissi o sono malleabili, diciamo? Allora, i mesi che trovate in corrispondenza di ogni sede, di ogni accordo, sono, diciamo, non fissi. Cioè sono i mesi per i quali esiste l'accordo stipulato con quella determinata università. E, noi in realtà all'inizio vi assegneremo quei mesi, e poi più avanti verso luglio alle persone selezionate chiederemo effettivamente quanti mesi di mobilità andranno a fare, perché magari nel frattempo avrete sentito la sede partner e vi avranno detto che 6 mesi lì non li potete fare perché magari il semestre dura 5 mesi, e quindi a quel punto in serie di accettazione della borsa tu accetterai 5 mesi di borsa perché sarai lì 5 mesi, ma questo avviene a luglio quando avrai già un'idea di come quindi sarà la situazione. Quando leggo 10 mesi magari è possibile farne anche 6, 5, comunque
Allora, diciamo... di solito funziona così. Quando vedete 5-6 mesi significa mezzo un semestre. Okay. Quando vedete 9-10 mesi significa due semestri. Quindi di solito, cioè, quindi se volete fare un semestre, scegliete un accordo con 5-6 mesi. Se volete fare l'intero anno, scegliete... No, era solo perché mesi. La sede che mi permetteva di andare in un determinato luogo con una determinata certificazione. Allora, tu conta che eventualmente si può sia prolungare che accorciare, ma non è automatico, cioè bisogna essere tutti d'accordo. Quindi se l'accordo prevede 10 mesi e poi tu vorrai fare 6 mesi, tu inizialmente ti verranno comunque assegnati 10 mesi, poi tu magari ci scriverai e ci dirai ma io voglio fare 6 mesi, noi sentiremo la sede partner, se loro sono d'accordo ok, se non sono d'accordo no. Va bene, grazie. Questo è un po' il discorso. E qualche altra domanda? Vai, di. Buongiorno, volevo sapere se ci sono dei bandi per gli stati extraeuropei, ad esempio, non so, il Canada o anche l'Inghilterra. Allora sì, e tra l'altro approfitto per dirlo, nella pagina dell'internazionalizzazione sul sito di Ateneo troverete la mobilità per studio, ok? Perché si parla sempre di ambito di studio, poi c'è anche la pagina della mobilità per tirocinio, però rimaniamo nell'ambito della mobilità per studio, sia per paesi UE, sia per paesi extra UE. Quindi a partire dall'anno scorso è uscito il primo bando, ma adesso tenete sempre un occhio sulla pagina dell'internazionalizzazione perché ne usciranno diversi poi di bandi, anche per verso sedi extra UE, però sempre con tutta una serie di parametri rispetto ai requisiti magari che dovete avere per la partecipazione, l'iscrizione a un determinato corso di laurea o insomma requisiti linguistici. Saranno specificati poi anche lì, però sì, ci sono anche verso determinati paesi con cui abbiamo un accordo. Grazie. Avrei un'altra domanda. Sono residente in un paese, cioè non in Italia, e volevo sapere se si poteva fare l'Erasmus in quel paese. No. Ho una doppia cittadinanza? No. No. La doppia cittadinanza? Sì. No, tu parli di residenza. Doppia cittadinanza, però la residenza all'estero. Allora, tu non puoi fare l'Erasmus nel paese in cui sei residente. Ok. Non avrebbe senso. La doppia cittadinanza non influisce in nessun modo. Se tu fossi stata residente qui, avresti potuto. Ma essendo residente nel paese dove vuoi andare a fare l'Erasmus, questo è tecnicamente impossibile, non è Erasmus. E potrei sempre fare questa applicazione, però, anche se non sono residente in Italia? Sì, no, a noi la residenza in Italia assolutamente non interessa. Quello che interessa è che l'Erasmus non venga fatto nel paese dove studi e nel paese dove sei residente. Tutto il resto, anche se non sei cittadino italiano, puoi presentare domanda, a noi non interessa. È aperto a tutti il bando, ecco. È solo questo tecnicismo della residenza con problema perché annulla l'Erasmus. Perfetto, tutto qua. Grazie. Mi dispiace. Ok, poi? Qualcos'altro? Siete sicuri? Approfittate ragazzi che... Vai, ragazzo l'info. Noi abbiamo portato due esempi di learning agreement e dell'online learning agreement, quindi se qualcuno fosse interessato a capire come compilarlo, lo possiamo mostrare se vi interessa. Vai, intanto sentiamo il ragazzo. Sì. Allora, nel caso decidessi di partire per un Erasmus di 6 mesi... Sì. Decidessi di svolgere o comunque di seguire un insegnamento che nella nostra università è annuale, quindi di 10 mesi, come viene poi convalidata? Questa è una questione che devi vedere con il delegato Erasmus del tuo dipartimento o comunque con dei docenti del tuo dipartimento, perché noi ci occupiamo solo di questioni amministrative, sulla didattica non sappiamo proprio come risponderti, quindi tutto qui. Ok. Un'altra domanda, se posso. Sì. Allora, io sono uno studente di triennale. Sì. E dovrei laurearmi ad ottobre. Sì, sì. Non c'è bisogno, beh, penso, dell'iscrizione di riserva, perché comunque l'iscrizione alla magistrale la posso fare entro la fine di ottobre. Però riguardo l'Erasmus, invece, come devo procedere? Cioè, devo lo stesso comunque iscrivermi al bando? Se vuoi fare l'Erasmus nel 24-25 devi partecipare al bando che scade il 4 marzo. Il bando prevede l'opzione, quindi è possibile iscriversi anche per la futura magistrale. E poi però partire ad aprile? E partire il secondo semestre, sì. Ok, quindi non si può partire prima in caso poi... Volendo puoi partire, ma fai in tempo?
No, allora non, no. Non so il periodo, cioè penso si parta a ottobre, novembre, io non so. Io fossi in te, sposterei direttamente al secondo semestre, che motivo ha di partire subito? Incasiniamo tutto. Intanto partecipi al bando, poi si vede insomma quando partirai, noi non te lo chiederemo subito quando vuoi partire, te lo chiederemo a luglio. Quindi c'è un accordo tra noi e la sede estera, cioè quando partire nel primo e nel secondo, oppure ci sono delle date già stabilite? Allora, di solito funziona così, se voi partecipate al bando e scegliete un accordo che è di 5-6 mesi, noi diamo per scontato che voi partite il primo semestre. Okay. E quindi attiviamo la procedura per la partenza del primo semestre. A un certo punto voi ve ne accorgete e ci direte: no, ma noi vogliamo partire il secondo semestre. A quel punto noi sentiamo la sede partner, che capiamo se si può fare, e se si può fare vi spostiamo al secondo semestre. Ok, grazie. Cioè è molto più semplice di come tra l'altro l'ho descritta. Comunque devi fare domanda adesso, questo è il concetto, perché grazie. Se perdi questo bando perdi l'opportunità di fare l'Erasmus nel 2024-25, quindi devi aspettare il 25-26. Ok. Vai, sentiamo la ragazza a fianco. E una domanda, nel mio corso di laurea c'è una delle sedi che è la Polonia. Sì. E prima dei ragazzi hanno chiesto, quando ci sono due lingue, il livello linguistico deve essere quello che viene richiesto per entrambe le lingue. Quindi qui dice B1 di inglese e B1 di polacco. Sì. Ok, il B1 di inglese uno può accedere magari anche ai corsi che fa l'università o comunque con i test di piazzamento, vedi il livello. B1 di polacco? Allora ti dico due cose. Io ho il C1 di svedese. Ok. Quindi, tutto è possibile nella vita. Quindi questa è la prima cosa. La seconda è che i requisiti linguistici che vedi scritti lì vanno ricontrollati. Okay. Quindi innanzitutto senti la sede partner, perché quel B1 potrebbe riguardare solo alcuni corsi, potrebbe essere solo raccomandato, potrebbe essere qualunque cosa. Quindi senti prima la sede partner, che la sede partner ti potrebbe dire, controlla il loro sito, ci potrebbe essere un'offerta formativa in inglese che per te è sufficiente, e quindi a quel punto va bene così e non ti serve il polacco, capito? Perché insomma la vedo difficile che raggiungi il B1 partendo da zero entro 4 mesi, data la lingua. Sì, va bene. Sentiamo qualcun altro, qualche altra domanda? Volevate chiedere qualcosa rispetto al learning agreement, come dicevano le ragazze, che però è un passo successivo, quindi riguarda solo poi gli eventuali selezionati. Allora, se nessuno ha domande, se vogliono spiegare un attimino come funziona il learning agreement, perché sia noi che loro possono confermare tranquillamente che è uno dei punti in cui si fanno più domande in assoluto, in generale. Cioè, proprio è un punto abbastanza importante della domanda, cioè è un punto abbastanza importante dopo che siete stati presi, però adesso non dovete farlo, ma dopo che siete stati presi. Voi siete sicuri che non avete domande rispetto alla partecipazione al bando? Ve lo richiedo. Okay. No, stanno a posto. Va bene. A posto. Tanto al massimo scrivono, figurati. E, perciò non so se vogliono spiegare un attimino in barba alla privacy, dato che praticamente stanno mettendo il loro. Vabbè, giusto una cosa super per chiarire. Quello che assolutamente dovete fare è prendere il vostro piano di studi, il piano di studi della sede in cui sarete già stati selezionati, e controllare i codici, quindi questi qui al lato, e i CFU e il semestre, perché ovviamente se voi ad esempio partite per il primo semestre e l'esame del secondo semestre non lo farete. Quindi questa è una cosa a cui dovete stare attenti, e dovete stare attenti anche ai CFU, perché più o meno devono coincidere, cioè se in Italia un esame è di 10 CFU e nella vostra sede è di 5 CFU, Non è detto che ve lo convalideranno, a meno che la vostra sede ospitante non vi dà degli esami opzionali che poi vi completano quell'esame. Ad esempio nel mio caso psichiatria, quello in Spagna è il 5 CFU e psichiatria infantile era 3 CFU, in Italia era di 10 CFU, io ho aggiunto del tirocinio e quindi me l'hanno convalidato. Quindi queste sono cose che però voi dovete fare da soli a casa con foglio e calcolatrice. Eventualmente vi ricordo di parlare con i vostri referenti in Erasmus, chiedere a persone che sono state già in Erasmus nella vostra città, e niente, questo è importantissimo che voi lo facciate da soli, quindi questa è una cosa importante che dovete fare.
Solo questo, se non avete altre domande ho finito. Questo è il mio esempio per medicina e questo è il learning agreement, diciamo cartaceo, perché la mia sede ospitante non voleva le cose online. Perché è la Spagna, invece per gli stati più evoluti c'è l'OLA, come quello di quindi Bruxelles. Noi siamo tra gli stati evoluti, stai dicendo, perché noi abbiamo l'OLA. Ok. Sì, tranquillamente. Vabbè, questo è il mio OLA che io ho compilato su online, c'è proprio un sito che si chiama Online Learning Agreement in cui compili i campi in base agli esami, i crediti e tutto. Io studio ingegneria e sono stata in Erasmus un primo semestre e quindi dovevo completare 30 CFU e ho completato i 30, cioè 30 ICTS in Norvegia mi chiedevano, quindi avevo messo i tre esami da 10 l'uno, che sotto c'è la tabella B che sono gli esami riconosciuti in Italia. In realtà io non ho avuto tanti problemi nel completare gli esami perché erano già abbastanza impegnativi, lunghi, insomma, parlo di CTF. Quindi questo. Vabbè, poi ci sono le firme dell'università ospitata, ospitante e noi, ovviamente, e questo. Bisogna di spiegarlo, penso che ci sia bisogno di spiegarlo quello, insomma. Ah sì, appunto. Sì, alla fine non è una compilazione abbastanza complicata, ma ripeto, per esperienza posso dire che è uno dei punti in cui fanno più domande, quindi... ci siamo tenuti che comunque è una parte importante post domanda da citare. Qualcuno quindi ha qualche domanda riguardo al learning agreement, online learning agreement o riconoscimento di altri esami fatti lì o cose del genere? Non lo so, vogliamo fare un piccolo riassunto finale e così chiudiamo, che dite? Allora, quindi il bando è aperto fino al 4 marzo alle 13, quindi c'è ancora tempo. E, vi ripeto, fate una scelta consapevole rispetto alle sedi dove vorreste andare, quindi controllate sempre sui siti di quelle sedi sia gli esami, la loro offerta formativa, sia i requisiti linguistici. Se avete qualche dubbio puramente didattico, dopo aver fatto questo primo lavoro, potete anche rivolgervi ai referenti che ci sono nei vari dipartimenti o comunque a docenti, vostri docenti o anche altri ragazzi che sono stati in Erasmus, i cui contatti ce l'ha anche l'associazione Aquilasmus, che vi possono dare una mano anche proprio nella scelta delle sedi, quindi non solo successivamente. E a quel punto indicate le sedi, magari non indicatene solo una, perché è comunque una selezione, andate a, come dire, in concorrenza con altri, quindi dipenderà anche da cosa fanno gli altri. Io ne indicherei 3-4 di sedi, appunto, dopo aver fatto questo controllo, e presentando la domanda state attenti rispetto ai richiesti, a quanto richiediamo sulla certificazione linguistica, quindi se avete i requisiti, perché se non li avete dovete andare a fare i test di piazzamento. E cos'altro possiamo aggiungere? Sembra tutto molto complicato, in realtà poi vedrete che una volta partecipate al bando, se sarete selezionati, poi insomma non è poi così complesso come sembra. Non so, Diletta, è stato tanto difficile? Dillo più tenete sempre più il bando sotto mano perché è scritto bene, se seguite passo passo non ci saranno problemi. Esatto. Cioè di solito quando succedono delle incomprensioni è perché magari non si è letto bene qualcosa, ecco, quindi lo so che le informazioni anche nel bando sono tante, ma leggetelo, prendetevi un po' di tempo, perché appunto di solito quando le sedi estere non vi accettano è perché manca qualcosa che comunque nel bando era scritto che ci doveva essere, quindi su questo fate attenzione. E vai, la ragazza che ha parlato prima. E ti serve il microfono, però se no non ti sentono. Aspetta, perché siamo in diretta, quindi devi forzare il microfono, altrimenti chiunque abbia aperto quel link non ti sente. Allora, per me è la mia seconda laurea triennale. Sì. E io ho già fatto Erasmus nella mia altra laurea. Sì. Non c'entra nella niente. Tua altra laurea triennale. Esatto. Non c'entra niente. Posso rifarlo, sì, posso sì. Ok, sì, inizia sì. Da no, capo. No, non c'entra niente. Allora, praticamente
La quantità di Erasmus che si può fare diciamo che è di 12 mesi per corso di studi, quindi tu puoi fare massimo 12 mesi durante la triennale, massimo 12 mesi durante la magistrale, e se si è iscritti a una laurea a ciclo unico sono massimo 24 mesi. Nel tuo caso parliamo di due triennali, quindi non sono neanche collegate, quindi puoi fare comunque un nuovo Erasmus nella nuova triennale, non c'è nessun tipo di problema su questo. Sempre però di massimo 12 mesi, questo sì. Va bene. Grazie. Ok, allora chiudete voi ragazzi, noi ci andiamo a risedere. Va bene? Grazie. Allora, non c'è molto altro da dire, siamo stati abbastanza... abbiamo spiegato più o meno come funziona la domanda, eccetera eccetera, perciò se avete dubbi che vi vengono in mente appena uscite fuori da quella porta, comunque noi siamo disponibili a rispondere, o in caso se avete dubbi ancora un pochettino al massimo prendete un ticket con... aspetta, a proposito, scusate, vi dico una cosa che è un po' il tormentone del nostro ufficio, noi non possiamo più rispondere alle mail nel senso che comunque da 2 anni penso, non mi ricordo neanche più, forse da più di 1 anno e mezzo siamo tenuti a rispondere ai ticket, sì. Quindi se ci scrivete una mail noi risponderemo che dovete aprire il ticket, quindi a questo punto aprite direttamente il ticket sul portale di Ateneo, c'è l'help point, nel menu a tendina c'è ufficio relazioni internazionali, quindi scegliete quello e poi noi vi rispondiamo tramite il sistema di ticketing. Ve lo dico solo perché così evitiamo scambi di mail inutili, perché appunto assolutamente, assolutamente. Perciò potete contattare noi come associazione, come abbiamo visto prima sui social, oppure aprire un ticket se la domanda vi sembra un bel po', po' troppo tecnica, anche noi vi invitiamo di aprire un ticket e parlare con l'ufficio di relazioni internazionali. Se invece volete già conoscere parte del mondo Erasmus, noi siamo sempre disponibili, abbiamo sempre la porta aperta effettivamente. E non c'è molto altro da dire, volete aggiungere qualcosa in caso? Ok, faccio vedere. Ok, a posto, grazie di essere venuti e per qualunque cosa ci siamo, quindi noi sia come SN che in generale università. Grazie. Buon Erasmus a tutti. Buon Erasmus a tutti.